è cardinale, cardinale Gianfranco Ravasi e i migranti. Cardinale Gianfranco Ravasi e i migranti. E ieri sera al TG, il TG 1 delle ore 20, e nel corso del TG ho sentito che il cardinale Gianfranco Ravasi citava una frase di uno dei quattro Vangeli dicendo: ero uno straniero e voi non mi avete accolto. E il riferimento era alla questione dei migranti e il messaggio era rivolto a, diciamo così, a Matteo Salvini, e io non mi meraviglio che il cardinale Gianfranco Ravasi abbia fatto questo riferimento evangelico, no? Ero uno straniero e voi non mi avete accolto. Non mi meraviglio per niente. Quello che mi sorprese però era, mi scusi cardinale Gianfranco Ravasi, era l'aspetto paffuto del suo volto, c'è l'aspetto, mi scusi, c'è l'aspetto ben nutrito del suo volto, l'aspetto ben nutrito, lo dico senza offesa. Mi ha sorpreso tanto l'aspetto ben nutrito del suo volto. Vabbè, e la storia finisce lì. Ma io questa mattina sulla stampa, sui giornali, leggo che il cardinale Gianfranco Ravasi è stato sommerso di insulti, da coloro che non sono d'accordo di accogliere i migranti, non sono d'accordo. Sì, lo leggo, eccolo, guardate, ecco qua, vedete? Questo è il Corriere della Sera odierno e questo è il cardinale Gianfranco Ravasi, ecco qua. Ecco qua. Attacchi, shock a Ravasi che twitta il Vangelo. L'articolo è di Luigi Accattoli. Eccolo qua. E questo è il cardinale Gianfranco Ravasi. Ora, caro cardinale Gianfranco Ravasi, e con tutto rispetto, mi viene in mente ciò che scriveva Friedrich Nietzsche, il quale appunto scriveva: è esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce. Cioè, per il Nietzsche, che scriveva nel 1870-1880, nei circa 2000 anni di cristianesimo è esistito un solo cristiano e quello fu messo in croce, crucifice. E poi, caro cardinale Gianfranco Ravasi, sono 2000 anni che il cristianesimo viene insegnato in Italia, ma com'è che non ha attecchito? Perché non ha attecchito il cristianesimo? Perché non ha attecchito in Italia? In Italia e anche altrove. E poi a me, Serafino Mazzoni, che sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, mi viene da chiedermi, ma com'è che i paesi cristiani hanno delle armi meravigliose? Io, cardinale, ho già fatto un video intitolato armi cristiane. Paese cristiano sono gli Stati Uniti, paese cristiano cattolico, cristiano protestante, e hanno degli armamenti
formidabili, bombe atomiche formidabili, gli Stati Uniti cristiani, anche la Russia cristiana, greco ortodossa, la Russia cristiana ha degli armamenti favolosi e nelle fabbriche di armi e lavorano di tutto il mondo, lavorano centinaia di migliaia di bravi operai che hanno la moglie e hanno anche i figli. E allora che facciamo, cardinale Gianfranco Ravasi? Io non mi aspettavo che lei fosse così duramente attaccato. Io mi ero limitato a vedere in televisione il suo volto ben nutrito. Ecco qua, il suo volto ben nutrito. Però non mi aspettavo. E però resta la mia domanda relativa alla frase di Nietzsche. È esistito un solo cristiano e quello l'hanno messo in croce. E rimane la mia domanda, cardinale Gianfranco Ravasi, circa le armi cristiane. Sono potentissime le armi cristiane che vengono fabbricate nei paesi cristiani. Sì. Le armi meravigliose vengono fabbricate anche in paesi non cristiani, ma sulla base della scienza e della tecnologia cristiana. E Gianfranco, cardinale Gianfranco Ravasi, Dio che dolore, caro cardinale, che dolore. E purtroppo io sono un filosofo un po' stoico, un po' cinico, e la penso così. E adesso, caro cardinale Gianfranco Ravasi, se ha tempo e mi faccia sapere, perché dopo 2000 anni di cristianesimo siamo ancora ridotti così male. A lei, cardinale Gianfranco Ravasi, e a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.